affiancare un famoso calciatore. Come, scusa? Certo, deve solo fingere di avere una relazione con il bomber. No, no, dobbiamo semplicemente farci vedere in qualche locale, qualche ristorante. Diciamo, farci fare qualche foto e dare l'illusione di... Che illusione era? Scusa, beh, poi come insieme? Sta scherzando, vero? Ciao tesoro, papà deve andare via. Torni presto? Certo che torno presto, prestissimo. Ciao, ciao. Ciao, anche se gli saluta. Io penso che non ci sia niente di più bello. Dimmelo tu, che cosa c'è di più bello che essere due che si amano? Diventare tre? Sì. Mi ha dato la notizia più bella, più incredibile, più emozionante che mi potessi dare. Tu non ti muovi da qua. Giuseppe, taglialo da mezzo! Hai capito? Non fare sciocchezze che ti metti in un guaio così! Stati zitta tu! Fatti tu! Tu non devi parlare, capito? Carmen ha ragione. Se continui così ti metti in una situazione difficile. E invece ti giuro che se ci lascio andare non dirò niente. Prendi pure tutto quello che vuoi. Non me ne importa niente, basta che ci lascio andare. Io di questa roba ormai non me ne faccio più niente. Tu mi hai riconosciuto. Devo sparire, mi servono soldi. Va bene, farò tutto quello che vuoi. Però adesso cerca di rimanere calma. Calmati. No, Giuseppe, no! Adesso mi metti qua e non ti muovi. Perché qua l'abbiamo passato insieme e lo dobbiamo risolvere. Ciao! Senti, se chiama Aldo, digli che sono emigrato in Papuasia perché sono distrutto. Comunque potresti farla una telefonata quando sai di far ritardo. Scusa, hai ragione. Il fatto è che Aldo mi ha riempito di lavoro e non ho avuto neanche il tempo di respirare. Mi perdoni? Lasciamo perdere, forse è meglio. Che c'è? Elena? Rossella, come sta? Hai avuto notizie? Ho capito, te la sei presa perché non ti ho avvisato che l'hai riportato da Silvia. Vabbè, forse è il caso di chiarire. A me sembra tutto chiarissimo. Come al solito, il mio parere non conta quando si tratta della tua vita. Ascolta, a me dispiace di non averti interpellata, ma non l'ho fatto per mancanza di rispetto. E per cosa l'hai fatto, eh? Per un atto di riguardo nei miei confronti? No, poi pensavo che ti facesse piacere se la bambina tornava da sua mamma. Ah, giusto. Perché io sarei la persona egoista, secondo te. Quella che pensa sempre solo a se stessa, vero? No, non stavo dicendo questo. Solo che ultimamente hai dovuto sacrificare il tuo lavoro per stare appresso a Rossella. Ma non te l'ho mai rinfacciato, se non sbaglio. Ok, lo ammetto. All'inizio mi pesava badare a lei. Perché in fondo toglieva del tempo a me e a te. Per chi, poi? Per una che non è neanche mia figlia. Elena, mi dispiace che te lo prenda in questo modo. Mi dispiace, ma è l'unico modo che ho. E poi alla fine mi sono affezionata a questa bambina. Questo lo so. E allora, se lo sapevi, perché non hai fatto neanche il gesto di chiedermi che cosa ne pensavo? A quanto pare sono sempre cose che non mi riguardano. Questa qua fa parte di tutti quanti noi. Oh. Dai, aprila. Grazie, è bellissimo. È la cornice, ovviamente. Eh? Non dissacrare. Così ci pensi sempre, eh? Grazie, appena arrivo a casa la metto subito sul comodino. Vabbè, però adesso ragazzi muovetevi, altrimenti Paolo ci avrà un collasso. Paolo, mi raccomando, adesso nelle tue mani. Certo, io farò di tutto per renderla felice.
E se poi proprio non ci dovessi riuscire, posso sempre restituirvela, tanto in garanzia, no? Sì, comunque questa rimane sempre casa tua. Perciò ti prego, vieni spesso, mi raccomando. Guarda, con tutte le cose che dovrò affrontare, starò qui un giorno sì e l'altro pure. Ti accompagno. Oh, grazie. Mi voglio bene. Ciao. Beati loro, quanto si amano. Oh, come starebbe beati loro? Vabbè, vado a fare un tè prima che la situazione degeneri. Ma stavo pensando, adesso che Jo se n'è andata, cosa facciamo con la sua stanza? Lo sapevo che degenerava comunque. Dice fare una bella sala fitness. Vogatore, bici per lo spinning. No, aspetta, è molto meglio una macchina polifunzionale con bilanciere e la pacca inclusa. Franco, ma li senti? Li sento, sono delle femminucce. Basterebbe una panca, due pesi, un bracciolo. No, scusate, ma dico, state scherzando? Ma perché? Qual è il problema? Qual è il problema? Ragazzi, già è appena andata via e voi non fate altro che pensare a come occupare la sua stanza e con una palestra per giunta. Ma dico, ma vi sembra una cosa bella? Vabbè, non sarà una bella cosa, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo lasciare vuota questa stanza. Vuota? Chi ha detto che rimane vuota? Ci faccio il mio studio. Ragazzi, devo recuperare esami. Quanto ci vuole ad aprire? Vedetemo. Levati, ci penso io. È brava la signora. Che ci volevi fare con questa, eh? Che ci volevi fare? È pure carica. Non ti fidi. Non ti fidi. Fai bene. In giro c'è sta un sacco di brutta gente. Questi quanti sono? Saranno sì, no, 3.000 euro. Che ci faccio con questi? Giuseppe, se cambi, prendili e vattene. Tira fuori il resto dei soldi. Dove sono gli altri? Non ho altri soldi in casa. Non dire stronzate, dove sono gli altri soldi? Ho giunto su mio figlio. Dovrei andare in banca, ma ormai sono chiuse. E vabbè. Tanto io non c'ho fretta. Tanto a me non mi aspetta nessuno. Mettetevi comodi. Sedetevi. Aspettiamo che aprano le banche. Non l'ho fatto in malafede, lo capisci? È che non mi andava di caricarti di una decisione difficile e delicata. Però ti do la mia parola che non succederà mai più. E che d'ora in poi tutte le decisioni le prenderemo insieme. Anche quelle che riguardano solo la mia vita, come hai detto tu. No, lascia stare, ti prego, deve essere Aldo, non mi va di rispondere. Ora lo sai che diventa ogni giorno più bella. Saranno tutte le cattiverie che mi fai. Scema. Elena, qui è Loris, ci sei? Andiamo, lo so che sei lì, dai. Alza quel benedetto telefono. Ti pareva che stava in casa stamatta. Senti, ho urgente bisogno di una risposta per quel lavoro, te lo ricordi, sì? Ma porca... Un momento. Elena, fatti dire appena senti il messaggio, eh. Loris, pronto? Niente, ha chiuso. Poi sarei io la matta. Michele, io una risposta ancora non l'ho data per quel lavoro, però vorrei che la decisione la prendessimo insieme. E tu che hai intenzione di fare? Per me è comunque un'occasione e vorrei farlo. Però non voglio assolutamente che si creino tensioni tra me e te. Questo non lo voglio neanch'io. Vuoi sapere cosa penso? Sì, come la pensi, sinceramente? A me questa storia del calciatore non è andata giù. Anzi, sinceramente non l'ho digerita. Non si può fare a pranzo? Va bene, allora d'accordo per le 8. Sì, datceli o con me. Senti, se non ci sono problemi, puoi prenotarmi lo stesso albergo? Ok,
Ti chiamo domani, va bene? Mi hanno fregato. Devo partire immediatamente per Roma. No, non ci posso credere. Ci siamo appena trasferiti e già mi abbandoni. Questo tizio ha l'aereo per Londra domani mattina presto e vuole assolutamente vedermi in albergo stasera. Ma ti porto la colazione a letto domani mattina? Ti va un bel maritozzo con la panna? Ne basti tu. Va, devo partire, sennò perdo l'affare del secolo. Cosa c'è adesso? Ti manca la terrazza? La terrazza? No, figurati. E allora che cosa c'è? Niente. Dire bugie. Ma io torno prestissimo. Approfittane per mettere un po' di disordine. Cominciamo da qui? Mi piacerebbe tantissimo. Purtroppo. Devi concludere l'affare del secolo, l'abbiamo capito. Dormi bene, amore. Anche tu. Mi raccomando. Fai come se fossi a casa tua. Trattate bene in questa casa. Ma che fa? Lascia stare. Se lo vede la signora, non è vero, contessa? Vieni qua. Vieni qua. Vedi, se lo cava benissimo anche senza il tuo aiuto. Chi è? Deve essere Teresa, la governante. Torna sempre a quest'ora. Prendi il bambino. Ti ho detto prendi il bambino. Ma che cosa vuoi fare? Niente. Se ti stai quieta, mandala subito via. Io non lo tocco a tuo figlio. È chiaro? Scusami se ho suonato il campanello, ma non riesco ad aprire la porta. No, figurati, è colpa mia, ho lasciato le chiavi nella toppa. Ah, è questo? Sì. Non ti preoccupare, sì, quante volte è capitato a me, guarda. Aspetta, Teresa, che ne dici di prenderti una serata libera? E magari anche domattina, liberi. Ma veramente, non lo so, tu sei sicura di farcela con Sandro? Sì, sì, sicurissima. Guarda, oggi è stato buonissimo e sono sicura che mangia e si mette a letto senza nessun problema. Eleonora, è tutto a posto? Sì, è tutto a posto, perché? No, non capisco che bisogno c'è di... No, ma non è una questione di bisogno. Rossella è tornata da Silvia, giusto? Ho pensato che ti faceva piacere stare con lei. Ah. Senti, Elena, a me di vederti in queste condizioni proprio non mi va. Insomma, non puoi tormentarti così ogni volta che devi prendere una decisione. Questo lavoro è assolutamente un'occasione brillante per te, punto e basta. E poi non avete nemmeno più il problema della bambina, che grazie a Dio è tornata con la sua mamma. Certo, peccato per il cagnetto, faceva tanta compagnia. Ma alla fine era pure un vincolo. E dai vincoli... bisogna liberarsene finché si è in tempo. Insomma, hai capito cosa voglio dire? Sì, ti ho capito. Non ti ci mettere anche tu. Non è semplice prendere una decisione. Elena, guarda, che io ti dico queste cose solo per il tuo bene, perché a me non mi torna proprio niente. Lascia stare, vado io. Alleluia a tutti! Oh, spiacente, giovanotto. Abbiamo già tanti problemi di vita quotidiana che all'eternità ci penseremo poi, eh? Ma che fai? Scusa, Loris, vieni. Salve. Mamma? Sì? Ti presento Loris, il mio agente. Piacere, del conte Loris, del conte. Salve. Simpatico, quindi sarebbe lui il tuo agente, eh?
si è addormentata subito. Rolly invece si è accucciato sullo scendiletto. Credo proprio che tu l'abbia conquistata con questo regalo. In verità volevo conquistare la madre. Devo rivedere le mie strategie. Non hai niente da rivedere, mi hai già conquistata. Sai una cosa? Da quando è ritornata a vivere con me Rossella, mi sta nascendo una cosa dentro, qualcosa di forte, come la felicità. Ciao. Salve, signora. Buonasera. Come mai sei già rientrata? Ma Eleonora veramente mi ha detto che mi lasciava la serata libera e anche la mattinata. Ah, oh, però, gentile, no? È stata carina. Sì, è stata carina. C'è qualcosa che non va? No, non lo so, mi è sembrata un po' nervosa, non so, sai, strana, ansiosa. Beh, ci credo, con tutte le cose che ha da pensare, il lavoro, il problema che ha col bambino, è già tanto quello che fa. Ma sì, forse hai ragione tu, chissà, è stata una mia impressione. Allora, abbiamo già venduto l'esclusiva, il che farà rimbalzare la notizia su tutte le testate migliori. Di come, maestro? Non fa una piega. Ok. A questo punto, innescata la bomba, si scatenerà l'inferno. Interviste, ospitate, servizi fotografici, le televisioni faranno la gara per averla. Scusa, non faresti meglio a spengere il telefonino? Eravamo? Ai magazine e alla televisione. A quel punto tutti vorranno saperne di più. Vorranno conoscere i retroscena, i particolari più intimi. Perché il pubblico, la gente, ama i propri beniamini. E se quello che vogliono è questo, noi glielo daremo. Dico bene? Pronto? Ciao amore, come stai? Sono impegnato. Posso chiamarti più tardi? Ok, certo che mi manchi. TVB. Ciao, ciao Consuelo, ciao, 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 ciao. Scusate. Ora, per quanto riguarda appunto il calendario, abbiamo fatto il botto e vabbè. Con lo spot l'apoteosi, ora è arrivato il momento sì. Di fare il salto di qualità. Passerottina. Sì, sono in riunione. Sì, sì, ti posso chiamare più tardi? Certo, sì, sì. Ti amo. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao, 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 ci sentiamo. Bacio. Ciao Pamela, ciao, 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 ciao. Scusate, Senta, non vorrei apparire prosaica, ma quanto offrirebbero per questa esclusiva? 20.000 euro. Cioè? Quasi 40 milioni per una bufala. E chi lo dice che è una bufala, eh? Scusi, però cercare di essere un pochino meno enigmatico. È semplice. È che Elena andrà veramente 2 giorni in vacanza a Massalubrense con il nostro bel cacciatore. Un sacco di tempo, però non mi risponde. Senti, secondo te dove sta la chiave d'arresto dell'acqua? La chiave? Per te. Scusa, Senti, non ti sento bene, ripeti. La chiave d'arresto dell'acqua, dove sta? Scusa, volete stare un po' zitti? Sto parlando con Gio. Gio, senti. No, lascia perdere. Senti, piuttosto mi serve la cassetta degli attrezzi. Al più presto. Va bene, la cassetta degli attrezzi te la metto da parte. Ciao. Franco! Vabbè, comunque ragazzi, fino a mo' abbiamo solo urlato, ma non abbiamo preso nessuna decisione. Qual è la tua ultima parola? No, ragazzi, io mi astengo. Che vigliacco! Io tra 2 giorni parto, non è il caso che decida su una questione che riguarda la casa. Scusate, posso dire la mia? Sì. Non dovevi andare al Vulcano, tu non avevi un appuntamento, vai! Infatti, però visto che sono ancora residente, ho diritto al voto, giusto? Giusto. E voto per la palestra. E vai, oh, palestra, 3-1! Perché 3-1? Guarda che Franco non ha ancora votato. È vero, Franco, che non ti sei ancora espresso? Franco, vabbè, ma mo mica ti fai influenzare da Angela. Franco non si farebbe mai condizionare. È vero, amore.
Briciolina, si posso chiamarti dopo? Sono impegnato, sai? Sì, certo che mi manchi. Tanto, tanto, tanto. Sì, bacio, bacio. Ciao. Ciao, Flavia. Ciao, 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 ciao. Tu mi guarda a credere che non ne sapevi niente di questa cosa. Ma che fai, non mi credi? Ti sto dicendo che ne sono rimasta stupita pure io. Vabbè. Altro telefono questo. Pronto? Adesso tu mi dici dove sei e qual è la troietta di turno, è chiaro? Non sento. Ti sto perdendo, ti sto perdendo, non si sente. Ti perdo, ti perdo. Persa. Complimenti, eh? Veramente, grande prova d'attore. Ma chi era? Era furioso? No, era un'attricetta appena stata silurata da un cast, quindi un po' nervosetta, eh. Non ha seguito i miei consigli, colpa sua. Certo. Del resto a questo servono i manager, vero? A dare consigli. Certo. Cosa che le clienti farebbero bene a seguire, giusto? Esatto. Allora, Elena, l'offerta mi sembra vantaggiosa, non vorrei fare i capricci, vero? Oddio, trattandosi di 2 giorni e poi, insomma, dovendo dormire in camere separate... Per dare il reality touch, dovete dormire insieme, cioè stessa stanza. È una suite, di lusso, ampia. C'è ampia stanza. Però è... E poi, scusa, è inutile che ti allarmi così tanto. Forse in fondo sono solo 2 giorni, che cosa potrà mai accadere? Che cosa potrà mai accadere? Comunque, insomma, se per Michele, stai tranquilla. Insomma, se vuoi vengo io. Come? Bene, si può fare, Loris? No problem. Reality touch, no problem. Cioè. Caffè Vulcano? Ah, signor Catalano, no. No, Carmen non c'è, no. No, e non è di turno. Va bene, quando torna glielo dico, sì. Buonasera, buonasera. Senti, Filippo, io sono sordo, cieco e muto, però ti posso dare un consiglio? Se ci tieni veramente a Carmen, tienila di più sotto controllo. Scusa, perché dovrei tenerla sotto controllo? Perché? Ho saputo da Silvia che oggi sarei svignata prima della fine del turno, insieme a quel Giuseppe. A che ora aprono le banche? Non lo so. Ti ho messo in mezzo. Mi dispiace. Io ci tengo a te. Senti, perché non te ne vieni con me? A Poggio Reale? Non ci credi che me ne esco, eh? Ma ti sbagli. Se tu vieni con me, io ti faccio fare la vita della signora. A me non me ne importa di fare la signora. Ma perché? Che c'è da perdere? Mio padre, gli amici. Tutte le persone a cui voglio bene. Carmen, tu stai qui con me. Chi ci crede che non c'entri, eh? Secondo te Filippo ti aiuta? Sì, ti difende e si mette contro la sua amica con i soldi. Quello ti scarica pure questa volta. Carmen, se tu vieni con me, noi ci facciamo una vita insieme. Dai, dimmi di sì. Dimmi di sì, ti prego. Stavo andando a vedere. Eh? Che c'ha sto creatura? Deve stare zitta, capito? No, Giuseppe, fermo. Vai a vedere. E vai! Se no lo faccio zittire io, capito? Ma che fai, diventa a minacciare pure un bambino piccolo ora? Carmen, io devo uscire vivo da questa situazione. Non mi importa come. Io non guardo in faccia nessuno. Non capisco come mai, un calciatore che è già famoso dovrebbe accettare una messa in scena del genere. Non so, Michael, non mi torna. Super cortesia, te l'ha appena spiegato il signor Del Conte, no? La pubblicità serve anche e soprattutto a chi ce l'ha già. Dico bene, Loris? Esattamente, Marina. Sapete cosa facciamo? Anzi, chiamiamo Claudio al telefono. Sì. Così tagliamo e ci parliamo anche. Tutti quanti. Ci parliamo. No, ci parliamo. Non mi sembra affatto. No, poi lui tra l'altro muore dalla voglia di conoscerti, ma dai, no, poi simpatici qual è questo qua. Ok. Vuoi una mano? Pronto? Claudio Loris. Sì, oh genio, domenica ci hai fatto sognare, eh. Senti, sono qua con una persona che vuole conoscerti per forza. Muore dalla voglia. È qua, te la passo, eh. Te la passo, ciao Claudio. Claudio, si chiama Claudio. Pronto? Ah, bene, grazie. E tu? Sai, i calendari si fanno a posto. Io non seguo tanto spesso il calcio, no? Ma chi sarebbe questo? Non lo conosci? No. Ma è un grande. Ah, sì. Anzi, c'ho qua la foto.
Se c'era di così spiritoso, questo è da dire, io non lo so. Guarda che è una sagoma il Morelli, fate quelle battute da scompicciarsi. Sì, vediamo. A vedere questo, tutto lo spogliatoio. Ah. Ma però niente male, vedere, scusa, ma non ci posso credere, mi riguarda, ma allora. Sì, scusami tu, eh. Non rende neanche ma merito. Ma no, non è possibile. Mamma. Ci piacciono, te l'avevo detto, un casino. Ci piacciucchiano. Abbastanza. Amore, capito? Devi portare 100.000, vedi di fare presto. Carmen, ti prego, fra un po' andagli là. Ma che stai, in America? Una cosa sola. Ti prego, non fargli del male. Tu pensa a portare i soldi. E vai, amore. Sono venuto per Sandro e non ho nessuna intenzione di discutere. Mi lascia entrare o devo rimanere qui?